Ciao bellissimi. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. L'idea di oggi è con questo sottofondo di Quark che ve lo prometto cambierà presto, perché se no facciamo ridere i polli. Anche gli occhiali direi che potrei levarli, tanto non servono. E oggi siamo qui per fare una nuova tipologia di video che non so come si chiama e non so neanche se continuerà. Per il momento sarà i miei 5 quadri preferiti. Quando ve ne ho parlato nel video scorso, in tantissime mi avete detto di fare questo video. Io non ho mai visto niente del genere sul tubo e quindi non so cosa io stia facendo in questo istante. Diciamo che è tutta una prova, non è detto che venga bene. Ho cercato di pensarlo in modo da non annoiarvi, ma da darvi anche qualche informazione utile nella vita, se no a che cosa serve questo video. Detto questo, cosa farò oggi? Oggi vi farò vedere i miei 5 quadri preferiti nella storia dell'arte, con una piccola descrizione del perché mi piacciono. Ovviamente qua sotto attendo i vostri 5 quadri preferiti e il perché vi piacciono così tanto. Ovviamente io ho fatto l'artista, ma non per questo io ho la verità in tasca. Potrei dire scemenze, potrei dire cose bruttissime, potrei dire cose con cui non siete d'accordo. Mi va benissimo, non uccidetemi. Il primo quadro che vi faccio vedere è anche uno dei miei preferiti. In realtà è una serie di quadri. Sto parlando della cattedrale di Rouen di Monet, una serie di 30 quadri dipinta tra il 1892 e il 1894. Ho già detto, però, visto che siamo in tema, lo ripeto, Monet è in assoluto uno dei miei pittori preferiti, se non il mio preferito. E anche se ci sono moltissimi quadri che mi piacciono di lui, lo studio della cattedrale di Rouen, l'ho chiesto a Google Traduttore come si diceva, quindi nel caso picchiate lui, è quello che mi aveva colpito di più quando l'avevo studiato. Per spiegarvi questa serie di quadri vi devo fare una piccola introduzione a quello che è l'impressionismo, di cui Monet è il vessillo. L'impressionismo è un movimento pittorico francese parigino che nasce intorno al 1860. I pittori impressionisti vogliono più che altro raccontare i momenti di vita quotidiana, vogliono dipingere attimi, vogliono dipingere la vita urbana tipica di Parigi. Per fare tutto questo dipingono en plein air. En plein air non è nient'altro che una tecnica, se così si può dire, un modo di dipingere che consiste nel dipingere appunto all'aria aperta. Tipico dell'impressionismo è anche una delle tecniche più utilizzate da Monet. L'impressionismo è anche una delle mie correnti preferite artistiche, però vabbè, non sono leggermente di parte. Infatti in questo suo studio della cattedrale di Rouen dipinge non tanto la facciata della chiesa, che è semplicemente un espediente, ma ne dipinge le variazioni di colore durante i vari luci del giorno o le variazioni di luce durante una giornata magari nuvolosa, soleggiata. Infatti una cosa molto carina che ho trovato su internet mentre cercavo dati per questo video è il fatto che Monet dipingeva anche su più tele contemporaneamente, proprio perché era soggetto comunque a queste mini variazioni di luce. Il suo progetto è stato un progetto molto complesso per lui, infatti a un certo punto stava quasi per lasciarlo perdere, ma per citarlo in una frase molto bella è: le cose che mi vengono bene alla prima non mi piacciono mai. Alla fine completa questa bellissima serie di 30 quadri che trovo veramente affascinante, perché con queste pennellate molto quasi distratte Monet riesce a ridarti indietro non solo un'architettura di una chiesa, che non è cosa semplice, ma anche tutti questi riflessi di luce. È come quasi vederla specchiata in uno specchio d'acqua, che è un gioco di parole brutto, però spero che renda l'idea. Rimaniamo intorno alle pennellate e passiamo alla notte stellata sul Rodano di Van Gogh. Van Gogh è un pittore di cui non solo si conoscono i quadri, ma soprattutto alle persone arriva la fama. Infatti Van Gogh è il pittore maledetto di cui tutti conoscono la vita privata, soprattutto le varie forme di pazzia e il conseguente suicidio. Quello che apprezzo davvero tanto della pittura di Van Gogh è che è quasi un diario personale, o almeno quello è quello che arriva a me. Una volta sono andata a una mostra su Van Gogh e si poteva vedere chiaramente come quando ha dipinto alcuni quadri lui fosse felice e in altri invece fosse più nella parte depressiva della sua vita. La parte depressiva della sua vita non so se è italiano, ma fa lo stesso. Di questo quadro a me dà molta malinconia, pur essendo bellissimo, ed è stato dipinto, se non mi ricordo male, qualche anno prima della sua morte, quindi qualcosa c'è in questo quadro del suo tormento, e secondo me arriva tantissimo. Guardare i dipinti di Van Gogh è come leggere il suo diario segreto, e la trovo sempre una situazione molto intima.
e molto bella, oltre al fatto che tutti i suoi quadri, cioè lo stile dei suoi quadri è unico e bellissimo, quindi è chiaro che è uno dei preferiti in assoluto nella storia dell'arte di quasi tutti. Andiamo verso il nord e andiamo alla pittura fiamminga, ovvero il matrimonio dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck. Si è venuto uno scioglilingua qua della Madonna. Come ho detto, è un dipinto di stile fiammingo del 1434 ed è comunque uno dei più controversi di questo stile e di questo autore, perché comunque ritroviamo, a parte che il quadro è molto molto piccolo e poi andiamo a vedere perché è una cosa importante per me, ma comunque ritrae questa scena religiosa, questo momento importante, ovvero il matrimonio dei coniugi Arnolfini, appunto Arnolfini, ce la posso fare, ma Van Eyck la ambienta in un luogo molto intimo, ovvero la stanza da letto. Poi lui la riempie di piccoli dettagli di vita quotidiana come le ciabatte, la frutta, che comunque ti danno un senso più di intimo che di distacco religioso. Di Van Eyck, Jan van Eyck, mi pare che si dica così, però non rimembro. Lo sapete che io con gli accenti ho dei problemi. Dell'artista io adoro tantissimo i dettagli. E questa è la parte importante delle misure del quadro. In questo quadro ci sono quelli che nella vita da gamer diremmo easter egg. Infatti, se guardate in fondo al quadro, vediamo se riesco a farvi uno zoom, vedete uno specchio. Questo specchio ha la particolarità di riflettere tutta la stanza al contrario, al cui interno noi vediamo l'autore stesso, che non mi ricordo se dipinge o semplicemente sta in piedi di fronte ai due sposi. Inoltre nella cornice noi possiamo vedere 12 piccoli cerchi dove vengono descritte, mi pare, i vari momenti della passione di Cristo. La particolarità di questo specchio è che mi pare sia alto tipo 5,5 cm, quindi stiamo parlando di una cosa così. E questo era in assoluto uno dei quadri che mi avevano colpito di più, perché non lo so, mi dà un senso di intimità e mi ha sempre colpito, quindi entra nella mia top 5. Ci spostiamo in Russia e andiamo a parlare di Kandinsky. Penso che l'abbiate capito perché ormai ne parlo continuamente. Kandinsky è un pittore astrattista russo del 1800 e 1900 e io in questo particolare momento vorrei parlarvi della composizione 8. Per spiegarvi questo quadro di Kandinsky devo andare a spiegarvi anche la sua filosofia. Kandinsky infatti non è rimasto in Russia, non per tutta la sua vita almeno, ma ha viaggiato per la maggior parte d'Europa incontrando alcuni degli elementi più interessanti di quel periodo e soprattutto le ha incontrate insegnando al Bauhaus. Durante il suo periodo di insegnamento, Kandinsky mette a punto il suo concetto di spirituale nell'arte. Vi faccio un piccolo test: se io vi do i tre colori primari, ovvero rosso, giallo e blu, e le tre forme basi, ovvero il cerchio, il triangolo e il quadrato, a quale di queste tre forme associate quale colore? Avete risposto? Bene, questo test qua l'ha fatto Kandinsky ai suoi allievi del Bauhaus e qua ho un foglio interessantissimo che ho trovato su Facebook appunto di questo test e lui ne ha tratto alcune sue conclusioni che poi hanno influenzato tutta la sua pittura. Al triangolo ha il giallo, perché comunque era una forma squillante e luminosa. Al placido tondo ha affidato il blu. Mentre per ultimo ha le forme squadrate e concrete del quadrato, anche questo sembrava un gioco di parole, ha dato il rosso per intensità e forza. Infatti i quadri di Kandinsky si chiamano composizione per un motivo. Lui praticamente dipinge la musica, è come ascoltare una composizione di Bach, vedere un quadro di Kandinsky. Le linee, i punti, i colori non sono messi a caso, ma sono appunto una specie di composizione musicale. Quasi un principio di sinestesia, io direi. Secondo me, quando tu li vedi comunque i suoi quadri, puoi quasi ascoltare la musica che lui voleva imprimere sulla tela. Ditemi se anche a voi vi dà questa impressione o se sono pazza io, non saprei. L'ultimo dipinto di cui vi parlo non è un dipinto ma un affresco e sto parlando della Scuola di Atene nelle Stanze Vaticane di Raffaello Sanzio. Mazza che lungo! La Scuola di Atene è uno dei opera più corretto, che mi ha affascinato di più, soprattutto nella composizione delle quattro sale delle Stanze Vaticane. Quando sono andata a Roma, infatti, e sono andata ai Musei Vaticani, ero quasi più emozionata di vedere la Scuola di Atene, le Stanze Vaticane, piuttosto che la Cappella Sistina, ma voi non ditelo a nessuno, se no vengo linciata. Come stavo dicendo, la Scuola di Atene, come stavo dicendo, è un affresco che fa parte di una serie che
decora le quattro stanze vaticane dipinta da Raffaello e i suoi apprendisti. E tutti gli affreschi sono molto molto belli e interessantissimi. Questo è quello che ho trovato più interessante, sempre parlando di easter egg come con Jan van Eyck. Infatti, a parte che la composizione è proprio bella, ma questo viene ripreso in quasi tutti gli affreschi, con questa architettura che funge quasi da cornice alla scena. In questa stanza le due figure centrali sono due grandissime menti greche, ovvero Aristotele e Platone, che stanno discutendo di, immagino, grandi filosofie e simili. Ma la parte interessantissima è vedere come Raffaello ha inserito, o in realtà ha impersonificato, con alcuni suoi contemporanei alcune delle menti più importanti dell'epoca della filosofia. Ad esempio, Platone non è altro che Leonardo da Vinci. Se lo guardate da vicino probabilmente lo riconoscerete. Eraclito, che legge da Vanna, è nient'altro che Michelangelo, che comunque era abbastanza in cattivi rapporti con Raffaello. Di questi esempi ne troviamo altri piccoli e mille, come ad esempio lo stesso Raffaello che si è dipinto in mezzo alla folla in una sottospecie di autoritratto. Comunque il fatto di infilarsi nei propri quadri è una cosa quasi tipica di artisti del Rinascimento italiano, non lo so. Leggero egocentrismo, non lo so, però io adoro queste cose. Questo era l'ultimo quadro dei 5. Ditemi sempre qua sotto quali sono i vostri preferiti, se vi è interessato, se potrei migliorare questa specie di rubrica, se potrei trasformarla in una rubrica prima di tutto, e come potrei migliorarla in qualche modo, continuassi, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma, tutto quello che volete dirmelo, scrivetemelo qua sotto. Se vi è piaciuto però lasciate un mi piace, faccio come i gamer, vi chiedo mi piace. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!